Già da tempo i piccoli motori elettrici si sono rivelati utili nel trekking e nel cicloescursionismo, ma con le bici elettriche si sale anche in quota. Il richiamo della montagna è irresistibile. Per un paio di euro è possibile noleggiare una bici elettrica. Il Tirolo vanta la più fitta rete di percorsi per bici elettriche, naturalmente con raccolte di carte topografiche locali. Allora, tutti in bici in montagna, nei posti più belli. Io uso la e-bike principalmente per le escursioni più lunghe, quando resto in sella per l'intera giornata o quando, come quest'anno, non sono bene allenato e tuttavia mi va di fare le escursioni di sempre. Le bici elettriche sono ideali per chi preferisce pedalare con piacere, per chi è un po' giù di forma o ama fare escursioni insieme ad altre persone, come nel caso di questa coppia. Così lei può facilmente tenere il passo di lui. La e-bike è l'ideale quando faccio escursioni con i miei amici maschi. Grazie al motore elettrico non faccio fatica a tenere il passo e faccio comunque movimento e sport all'aria aperta. Tutto si può raggiungere con il sostegno di piccoli motori elettrici. Per chi vuole prendersela un po' più comoda o per coloro ai quali certe mete in montagna finora sembravano irraggiungibili, anche chi è non allenato riesce a superare notevoli dislivelli. Con la bici elettrica posso raggiungere mete più lontane e a quote più alte in montagna, che altrimenti nelle mie condizioni fisiche non riuscirei a raggiungere così facilmente. Il supporto dato dal motore elettrico per me è assolutamente importante. È possibile scegliere l'intensità del supporto del motore elettrico. In generale sono disponibili tre livelli, dalla semplice spinta nella pedalata fino al livello extra power. Solo pedalando si riceve assistenza, spinta. La bici non va da sola. Pedalare con una bici elettrica è una vera e propria attività sportiva. C'è bisogno di forza per spingere sui pedali e, indipendentemente da ciò che alcuni dicono, ossia che andare con una e-bike non è la stessa cosa che andare in mountain bike dal punto di vista dell'impegno fisico, per me quello che conta prima di tutto è l'esperienza che vivo. Il Tirolo vanta la più fitta rete di percorsi per biciclette elettriche, con varie stazioni di noleggio e, addirittura, zone che si sono specializzate in questo settore. In varie pensioni o malghe ci sono, ad esempio, punti di sostituzione delle batterie. Con una batteria completamente carica si possono percorrere dai 30 ai 60 km. Sono assolutamente entusiasta. Qui in montagna è proprio l'ideale. A volte capita di non avere più fiato ed è bellissimo invece potersela prendere un po' più comoda. Poi, proprio ora, ho sentito che qui dappertutto ci sono stazioni di ricambio. Ovviamente così è l'ideale per i turisti. Non si potrebbe offrire di meglio. Sono davvero entusiasta, perché così si posso affrontare escursioni completamente diverse. Si può passare tutta la giornata in montagna e poi posso scegliere se usare l'assistenza elettrica oppure farne a meno. E questo mi piace tantissimo. Con le bici elettriche riescono a salire quasi tutti in quota. Ma, e questo è molto importante, negli itinerari per e-bike anche le discese sono facili da superare.